tre città direi le più bombardate sono Roma, Milano e anche Bologna. Bologna ha la scena più grande direi in tutta Italia. Il muro pare tutte quelle sue accezioni negative, tra cui appunto la violenza, l'imposizione, diventa lo scenario sul quale l'artista può esprimere tutto ciò che pensa. Quando c'è da fare un pezzo, insomma, ci troviamo un po' tutti quanti, così anche amici che magari non vediamo mai. Beh, io ho deciso di fare disegnare la mia seranda con un graffito. Ho cercato di evitare che mi scarabocchiassero la seranda. Quindi la scelta che noi abbiamo fatto come comune di Bologna inizialmente è stata quella di prima di tutto entrare in contatto con due writers storici di Bologna e provare insieme a loro a dialogare con tutto il resto dell'universo del braccio bolognese, che è immenso, parliamo di centinaia di persone. C'è una parte che può essere una forma artistica, dall'altra parte c'è solamente il gusto di rovinare le cose. Sai cos'è quando li prendi? Va là e ripuliscono tutta la strada. Io le considero degli imbrattamuri. No, le tag fa parte del movimento dei graffiti, quindi va bene tag, flop, tutto quanto. Catch that one in, grab another one from out the stable, the Monte Carlo, El Camino, or the El Dorado. Io ho passato un po' di tempo a Londra e lì il graffiti è un po' più interessante, un po' più intelligente. It's like precision collision or Mako, beats quake like Waco, just keep the bass low, speakers away from you.